E si è appena conclusa la quarta rassegna del giornalismo agroalimentare e agroindustriale a Reggio Calabria. Una grandissima manifestazione, una grandissima kermesse. Ma sentiamo il factotum, il presidente Vittorio Caminiti. Vogliamo accendere un faro su quelle aziende, quei consorzi, quelle cooperative che rispettando l'etica e il lavoro, naturalmente, rispetto alla gente che opera nelle loro aziende, si preoccupa di fare qualità e fare qualità che rappresenti il Sud Italia. Quindi noi siamo molto soddisfatti di questo, ma ancora di più accostiamo a queste imprese, a questi consorzi, a queste cooperative, dei giornalisti di fama nazionale che meglio hanno salvaguardato quelle che sono le tipicità, le eccellenze gastronomiche del Sud Italia e che hanno un occhio di riguardo a quella che è naturalmente il risparmio nell'utilizzo delle materie prime senza alcun spreco. E quindi abbiamo avuto quest'anno proprio le persone giuste che possono identificare con la loro figura quello che è il nostro obiettivo, il nostro progetto. È un'occasione per scoprire quei valori che sono stati denigrati, dimenticati, sminuiti per troppo tempo. E sminuendo quello che un uomo fa e una regione fa, si sminuisce la persona. È un'educazione alla minorità, al colonialismo. Quindi partire dal Bergamotto e dal profumo di Bergamotto è un profumo di civiltà che viene recuperato, si torna protagonisti. Non potevamo non premiare Luca Galtieri, che è la persona che meglio sa stimolare i giovani degli istituti alberghieri, perché se noi lavoriamo sui giovani degli istituti alberghieri avremo una ristorazione di qualità, non avremo molto spreco alimentare e faremo mangiare meglio chi mangia nei ristoranti. Quindi è un premio meritatissimo quello a Luca Galtieri. Il messaggio è forte e chiaro, arriva anche dalla Calabria. Io in Calabria ho ricevuto questo premio davanti a queste persone, devo dire, meravigliose. Tanta energia, tanta passione, quindi sono estremamente felice di dire grazie Calabria, ritornerò. Concludiamo con un brindisi speciale a base di bergamottata spritz, aperitivo esclusivo di benvenuto a base di bergamotto di Reggio Calabria, prosecco extra dry e ginger beer. Quindi grazie e complimenti al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria per questa stupenda quarta edizione appunto della rassegna del giornalismo agroalimentare. Da Reggio Calabria quindi è tutto, da Massimo Mercuri è tutto, alla prossima.